Siamo con il presidente dell'ASCOM Venariese, Cristian De Contu, per una delle prime serate reali. Venaria si è colorata di verde. Presidente, vogliamo raccontare una di queste prime serate musicali che coinvolgono i commercianti e il centro storico di Venaria Reale. Queste serate sono nate per cercare di fare qualcosa di un po' colorito su Via Mensa. Abbiamo pensato di inserire delle note musicali di jazz, blues e funky. Sono tutti gruppi emergenti dell'area torinese. Tanti ragazzi sono studenti, molto in gamba, quindi tutti nell'ambito musicale, e si sente insomma da quello che stanno proponendo. Abbiamo voluto realizzare queste serate, più che altro la suggestione è nata dal fatto che abbiamo perso un po' di commercianti, purtroppo, che sono mancati nella via in quest'ultimo periodo, e proprio diciamo a seguito di un funerale di uno di questi commercianti, la moglie mi ha detto: bene, però dobbiamo continuare a fare qualcosa. E lì ha detto: ok, allora faremo qualcosa di carino e di bello, insomma. E così ci siamo messi tutti sotto. Devo dire, i commercianti di Via Mensa si sono veramente interessati a questa iniziativa. A questo adesso vedete i colori bianchi e verdi e quant'altro, perché tutte le serate hanno un colore diverso. Quindi questa è la notte bianca e verde, poi ci sarà la notte bianca e nera e la notte bianca e rossa. E su questo abbiamo cercato di giocarci un pochino. Ci sono dei commercianti che hanno portato anche delle iniziative molto interessanti nelle loro attività, e che si va a inserire in quello che è le sere d'estate della città di Venaria, Venaria d'estate. E quindi vi invitiamo tutti a venire a Venaria in queste sere, dove bella musica, un bell'ambiente, il tempo speriamo che ci accompagni, e quindi è così che abbiamo cercato di accogliervi. Questa sera ricorderemo, oggi non era una giornata felicissima per noi, abbiamo perso un'altra commerciante della via, una persona con un sorriso sempre immenso, infatti oggi eravamo un po' combattuti, ma sapevamo che il suo spirito era quello di continuare ad andare avanti, di continuare a vivere, e la ricordano tantissimi commercianti. Tutti hanno un fiocco arancione che ricorda Maggie, e tra i commercianti e me dobbiamo annotarne un altro che purtroppo è conosciuto a tutti come Ciulla, un commerciante del mercato di Venaria, che ahimè è venuto a mancare anche lui in queste ultime settimane. Quindi è un periodo abbastanza triste, devo dire, per noi, ma il commercio, il mondo del commercio vuole rispondere mettendo un po' di allegria, cercando di andare avanti. La vita continua e siamo convinti che da lassù ci guardano con affetto. Io sono il titolare del ristorante Il Convito della Venaria, e purtroppo in questa settimana si va ad aggiungere quello che era il mio ex socio, ma al cui eravamo molto legati, che è Enrico Poma, che ahimè ci ha lasciati anche lui questa settimana, e che è stato il fondatore poi del Convito della Venaria, e grazie anche a lui se oggi esiste e noi siamo qui. Prima serata al verde, questa sera c'è la via piena, via Mensa, la città, ci sono parecchi eventi, sentite la musica jazz che sta suonando in questo momento, ed è un evento organizzato dai commercianti della via, che vanno ringraziati perché ha una finalità per ricordare una persona che ha lavorato sulla via Pino del ristorante nazionale, quindi hanno organizzato appunto questi punti musicali jazz blues per in suo ricordo. Questo fa sì anche che anima comunque il contesto nel quale ci troviamo, e si inserisce all'interno del programma delle sere d'estate, che vede questa sera la manifestazione nel cortile della barberia della Balena di Plastica. Abbiamo in piazza Petit invece una manifestazione sportiva della palestra My Gym, il CrossFit, e altre attività che si possono trovare e scoprire lungo l'asse centrale. La prima serata reale, una serata
che non solo una serata di musica, ma una serata in memoria di due grandi commercianti, Pino e Maggie. Siamo con Tiziana, la moglie di Pino. Allora, volevo solo fare due ricordi per Pino e Maggie, due grandi persone, due grandi commercianti che hanno sempre creduto nella via, hanno sempre voluto che tutto questo esistesse, avere una via viva, una via di collaborazione. Abbiamo sofferto molto per la loro mancanza, non avevamo voglia di fare grandi cose, ma pensare alla loro voglia di fare, la voglia di vivere, la voglia di affrontare le situazioni anche difficili, abbiamo scelto di continuare ad andare avanti nella loro memoria, perché saranno sempre con noi nei nostri cuori e vogliamo ricordarli così, con colori, amore, fantasia e sorrisi. Grazie. Ricordare Maggie, fargli un grandissimo saluto, è sempre stata una nostra cara amica, una nostra vicina di casa, con lei abbiamo condiviso bellissimi momenti e tante feste, e quindi è giusto che tutti quanti la ricordiamo, il Bergamotto in particolare. Ciao Maggie, ti vogliamo bene. Abbiamo scelto di utilizzare i fiori arancioni, i palloncini arancioni e bianchi, perché Maggie, i suoi fiori preferiti sono i girasoli, e quindi il girasole è giallo tendente all'arancione, e quindi per ricordarla ancora meglio abbiamo fatto questi fiori. Lei organizzava sempre feste a tema di fiori, ogni anno un fiore diverso, e quindi era un modo per ricordarla. Un fiocco arancione per ricordare Maggie. Sì, abbiamo deciso di organizzare queste serate e questa sera la dedichiamo a Maggie, una nostra carissima amica, e una carissima commerciante, nonché una grandissima collega.